Benvenuti o bentornati nel canale, solita location perché è la più bella della mia zona e ci si viene sempre a volare ovviamente. Guardate cosa ho oggi, un drone pazzesco, una Panasonic GH5 montata sopra, cioè non so se si vede, guardate qua, dei trasmettitori della Holy Land, trasmettitori semiprofessionali che vi farò vedere in questo video incredibile a cosa servono. Questo drone è un CineLift e è un drone che pesa, quanto pesa anche? Pesa quasi 4 kg. Pesa intorno a 4 kg, guardate che roba, e ovviamente pesa 4 kg con tutto montato, ovviamente, con la camera, insomma, con tutto sopra. E voleremo su questa cupola, voleremo, diciamo che... ci sarà anche la mano e la sua, perché se no io gli disfo camera, gli disfo drone, ogni ben di Dio, di sicuro. Però comunque sia, oggi sarò parte attiva perché lo condurrò nelle immagini che mi servono per poi fare un montaggio video, e lo faremo appunto usando loro, ovvero i trasmettitori, diciamo, professionali della Holy Land. Vi racconto tutto in questo video, ma prima di iniziare ovviamente un like. E se vi volete iscrivere al canale siate ben accetti, se non vi volete iscrivere va bene uguale, vi voglio bene lo stesso, si comincia. Si inizia, ovviamente il drone ve l'ho fatto vedere, e ora magari prima di farvi capire quello che facciamo è giusto che vi spieghi come funzionano queste Holy Land, che montate sulla camera e montate su un monitor che vedremo ci consentono di far volare il drone, un pilota che guida il drone e una regia, in questo caso Hank volerà con il drone, io farò la regia, gli dirò le inquadrature che mi servono e mi trasmetterà ovviamente live quello che la camera sta registrando. E come lo fa? Lo fa semplicemente attaccandosi all'HDMI della camera, al trasmettitore montato qua sopra, ovviamente, e lo vedremo, e l'altro trasmettitore è attaccato a un monitor. E il tutto in modo banale e semplice, con un ritorno video pazzesco. E dunque adesso vi spiego come funzionano questi Holy Land per farvi capire, e poi diamo fuoco alle fiamme, decolliamo e realizziamo il nostro video con tutta sta roba. Ragioniamo un minuto di questi e poi si parte. Iniziamo ovviamente da loro, ovvero da le Holy Land, un sistema di trasmissione wireless professionale SDI HDMI, si chiama Cosmo C1, è prodotto appunto dalla Holy Land, e questi oggetti offrono un nuovo standard per il monitoraggio video in tempo reale fino a 300 metri in linea di vista, e dunque vogliamo a vista come prevede la legge. La potenza del segnale e la capacità anti-interferenza di fatto è molto superiore al normale nello spettro di frequenza da 5,1 GHz a 5,8 GHz, consentono e garantiscono una trasmissione video davvero fluida in situazioni complesse, qui è molto ampio, per cui quello che vedrete adesso, oggi, è davvero interessantissimo. Loro sono l'unico ad avere un'interfaccia UVC USB video class che permette di fare in modo semplice lo streaming e la condivisione su cloud dei video che trasmette il drone. Questi Cosmo di Holy Land modello C1 permettono il monitoraggio in tempo reale, come vi ho detto, a una distanza fino a 300 metri, e questa è una tecnologia davvero rivoluzionaria, trasmissione wireless chiamata HEVO, H-E-V-O. HEVO utilizza la tecnologia che migliora l'efficienza della codifica video del 30% e impiega, pensate, solo 0,001 secondi dalla trasmissione alla ricezione, incredibile, e ci servirà, vedrete in questo video, in modo pazzesco. Indipendentemente che si utilizzi la modalità manuale o quella automatica, non ci sarà nessun sfarfallio, glitch o schermo nero. Inoltre si potrà
eseguire contemporaneamente il video su quattro sistemi diversi, su degli smartphone, appunto la trasmissione video, senza la fluidità poi di trasmissione venga meno, e per cui l'importanza di usarlo anche in una regia video in più persone, pensate, è davvero incredibile. Ha una compatibilità con una gamma di dispositivi enormi, usa una tecnologia USB video capture UVC, appunto di HEVO, e basta solo un cavo, pensate, USB Type-C per inviare video a 1080p a 60 a un computer per uno streaming diretto. Cosmo C1 supporta l'ingresso HDMI SDI e l'uscita HDMI più SDI UVC. Insomma, ragazzi, funziona con qualsiasi fotocamera, monitor o switcher mainstream. Per tutti i dettagli tecnici vi rimando al link sotto in descrizione se volete informazioni, ve le faccio vedere, guardate nella scatola, giusto per farvi capire. Eccole qua, vedete, sono molto comode anche queste parti all'interno della scatola, mi permettono di inserire delle semplici batterie classiche da fotocamere, vedete? Eccoli, sono due, ci sono tutti gli accessori, è veramente un oggetto che adesso vi farò vedere dal funzionamento pazzesco, e mettiamoci ovviamente all'opera. Dai raga, ci siamo! Ci sei anche? Dai tiriamo dai questa bestia! Forza Vieni, vai, ricomincia, la riparta da sotto la vigna. Vai, eccola, bello lungo la vigna, perfetto, guarda, sali su, in mezzo ai cipressi, fammi un orbit fluido, più fluido possibile. Bello, ottimo. Vedi, ora sei giù sotto, sei basso, e di conseguenza il segnale appena fa dei piccoli lag, ma è ottimo, questa è ottima. Stai più indietro, non sta così vicino, perché poi la perdi di inquadratura. Capito anche? Sì. Mi va via l'inquadratura, poi si perde. Se stai un po' più lontano. No, perché qui io nelle occhiali ce l'ho larga larga. La cupola l'avevi nella tre quarti, sicché devi stare più distante, perché sennò la perdi. E tieni al centro della inquadratura. Vai, ora ruota. Aspetta, qua c'eravamo noi, l'avevo fatto indietro. Lo sapevo io. Avete visto, ragazzi, incredibile, una bestia incredibile, un divertimento davvero
assurdo. Io che dirvi, spero che questo video vi sia piaciuto, ringrazio Hank, ringrazio Lec per questa giornata di divertimento assoluto. Ci vediamo alla prossima, mi raccomando, seguitemi nei profili social, vi lascio il link anche di Hank sotto in descrizione. Un abbraccio a tutti, viva droni, viva questa passione, e chi non lo capisce è cieco, ragazzi, e non rompeteci i coglioni, perché noi ci si diverte. Ciao! Ciao ragazzi!